Eccoci qui, nuovo video, anzi nuova serie di video. Da come avete capito, da come avete letto il titolo, la serie sarà su tre puntate, possiamo dire. Quindi le migliori fonti di carboidrati, di proteine e di grassi, ovviamente da un mio punto di vista. Vi spiegherò velocemente quali fonti utilizzo, quali consiglio e il motivo fondamentale. Piccola premessa, su tutte le fonti, carboidrati, proteine e grassi, io tendo a utilizzare una regola: quanto più la fonte è naturale, tanto è migliore, perché dovrebbe mantenere una quantità di micronutrienti maggiore. Le fonti che ho qui davanti, ho messo qui davanti a me, sono quelle che utilizzo per la maggior parte del quantitativo totale. Mancano la frutta che utilizzo, manca il ketchup che utilizzo e mancano alcune fonti che utilizzo in maniera diciamo continuativa, come le farine, che però non ho messo tutte le farine che ho a disposizione, ma utilizzo farina di riso, farina di avena, farina di castagne, che è buonissima e che vi consiglio. Partiamo dalle fonti. Allora, da quel che posso dirvi io, per me rimane la miglior fonte che ci può essere per un rapporto di carboidrati, per un rapporto di micro e macronutrienti, questa qui, la mitica patata, da come avete capito mi piace, no? Patata normale e patata, questa è patata dolce a pasta bianca, ma poi c'è anche la patata dolce a pasta arancione che qui non ho. Ed è la fonte che utilizzo prevalentemente sia in massa che in definizione sempre. Poi, altra fonte, ve la faccio vedere così. Allora, abbiamo il riso, il classico riso basmati. Poi ho qui dell'altro riso, il riso per sushi. Ho il riso rosso. Consiglio molto il riso rosso, il riso integrale e il riso venere, più del basmati, magari perché contengono più micronutrienti. Il basmati è un riso brillato, un riso bianco, povero di fibra, povero di micronutrienti, risulta essere maggiormente indicato come il riso integrale per una differenza di amilosi o amilopectina all'interno dell'alimento stesso. Altre fonti che utilizzo: le gallette di riso, ma io utilizzo prevalentemente quelle di farro perché hanno meno carboidrati. Poi pasta di grano saraceno e pasta di grano duro, normale. E veramente non mi piace molto la pasta, non sono un grande amante della pasta, quindi ne consumo poco. Da quel che avete capito, la mia alimentazione abbiamo fondamentalmente le patate. E ora sto utilizzando i gnocchetti, rigorosamente di Giovanni Rana, però, quelli originali originali, non facciamo i furbi. Altra fonte consigliatissima, quinoa. La quinoa ha tutti gli aminoacidi. Quindi è uno pseudo cereale veramente veramente completo. Inoltre, così come l'avena, che non ho qui davanti e che utilizzo, è difficile da raffinare. Quindi tende a mantenere tutti i principi nutritivi. Una caratteristica fondamentale che mi sono scordato di dirvi sulle patate è che le patate hanno delle proteine ad alto valore biologico. Questo è molto importante perché se siete in massa e avete una quantità di proteine minori nella dieta, dovuta magari ad un aumento dei carboidrati, mangiare le patate vi può consentire in pasti dove potete andare a inserire magari 40 grammi di pollo, 30 grammi di pollo. Se lo fate con le patate, avete delle proteine di un valore biologico maggiormente elevato. Altre fonti che non ho qui e che utilizzo sono il couscous, molto buono, molto pratico, si cuoce subito, la pasta di riso mais. E anche tutte quelle fonti intermedie, come magari il mais, i chicchi di mais per popcorn, oppure tutte le fonti derivanti da carote, anche se ultimamente non sto tracciando tutte le verdure, ad esempio, ma questo è un altro discorso. Se volete, faccio un video a parte proprio sulle verdure. E i legumi. I legumi è un argomento per me un po' complesso perché non sono un amante dei legumi. Seppur li ritengo una delle migliori fonti di carboidrati, per gli stessi motivi di prima: bassa densità energetica e alto valore nutritivo. Hanno un buon numero di fibre, quindi saziano,
vanno, una volta ingeriti, vengono queste, hanno una, la loro particolare è che le fibre che contengono solitamente sono per lo più quelle che all'interno del nostro stomaco vengono scisse in acidi grassi a catena corta, che riescono a mantenere la flora batterica, diciamo, in condizioni ottime, detta terra-terra. Quindi queste sono le fonti di carboidrati che utilizzo e che preferisco utilizzare. La differenza è nel, nel loro utilizzo è nel periodo di definizione di massa, solitamente comunque sono, sono fondamentalmente queste. Variano magari che in un periodo utilizzo più riso, massa con molti carboidrati perché il potere saziante è minore, in definizione utilizzo quasi prevalentemente patate e qualche galletta perché sazia di più. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, io vi rimando al prossimo video delle proteine, poi avremo quello dei grassi per ultimo. Se avete dubbi sui carboidrati fatemi sapere, se avete qualche domanda scrivetela nei commenti, se avete dubbi nel frattempo utilizziamo tutti le patate. Ciao ragazzi.